Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di costruzione competitiva su Pokémon Showdown dal vostro Alex Flies. Oggi, cari amici, parliamo del Pokémon Bishop, il Power Ranger più famoso di Pokémon, che ha un'interessantissima combinazione di tipi, infatti è acciaio buio ed è un Pokémon overused che io ritengo davvero molto molto interessante. Allora, partiamo subito nel dire che siccome è buio, è buia pure la stanza. E con questo possiamo dire che ho sparato la prima cazzata del video. Ma a parte questo, volevo dirvi che oggi vi porto due set di questo Pokémon, ovvero uno con la tutina blu e l'altro con la tutina rossa. Allora, quello blu è quello shiny ed ha la Lumberry. Allora, vabbè, dai, ora a parte scherzi, iniziamo a parlare di questo Pokémon. Guardiamo subito le sue statistiche di base. Come vediamo, questo Pokémon dispone di un attacco davvero molto molto elevato perché ha 125 punti base, il che non è davvero per niente male. Infatti, tutti e due questi set li ho fatti decisi perché la trovo la natura più funzionale. Per il resto possiamo vedere un'egregia difesa perché ha 100 punti base statistici e poi per quanto riguarda HP, Special Defense e Speed diciamo che è un qualcosa di mediocre perché non sono statistiche né eccelse e né proprio una merda, insomma. Ok, come sappiamo questo Pokémon ha varie debolezze come quella per 4 la lotta e quella alla terra e quella al fuoco, insomma, che sono tipi che si trovano abbastanza comunemente e questo è un po' un problema. Però vabbè. Come tutti i Pokémon, quando si hanno tutte queste debolezze, si può vantare di strategie davvero formidabili. Infatti, questo Pokémon è il caso. Allora, guardiamo subito la sua abilità Defiant. Questa abilità, ragazzi, permette di boostarsi di 2 per ogni statistica diminuita, come sta scritto qui. Il che vuol dire che se vi entra un Pokémon con prepotenza, tanto per farvi un esempio, noi invece di calarci l'attacco ce lo aumentiamo di 1. E la stessa cosa avviene quando ci usano per esempio The Fog, infatti bisogna sempre predictare quella mossa perché se ci facciamo entrare Bishop abbiamo l'attacco raddoppiato appena entrati. Oppure se ci mettono le Stickleweb, stessa cosa, cioè noi entriamo e abbiamo l'attacco raddoppiato. Quindi immaginatevi una predict su un The Fog mentre abbiamo le Stickleweb, noi abbiamo l'attacco più 4 appena entrati. Pensate un po' che bella cosa. E quindi questa è un'abilità davvero molto molto valida. Adesso andiamo a guardare le mosse di questo Bishop. Come potete vedere, questo set è abbastanza standard perché dispone delle mosse che mi piacciono di più, soprattutto Stab, che sono Knock Off e Sucker Punch per il tipo buio. E Sucker Punch sarebbe la priority. E Iron Head per i tipi folletto, che è una stab acciaio che non è mai male, insomma. Ed è buona anche contro i Clefable Kakagazzi, perché lo sapete quanto rompono i Clefable. Poi l'altra mossa invece è Danza Spada, che è davvero molto importante. Ok, la Lumberry, ragazzi, serve per non rimanere scottati essenzialmente, ma pure per una paralisi che bene non ci fa. Io in casa invece, per quanto riguarda l'Air Spread, vediamo che ha uno strano investimento in velocità, oltre, vabbè, quello full attacco. Perché ho dato questo investimento in velocità? Per questo bastardone qui, ovvero Rotom Wash, perché come sappiamo è il principale nemico di Bishop, perché può scottarlo e renderlo praticamente inutile subito. E quindi ho pensato un nerfsamento che potesse superarlo in velocità. Perché se Bishop, diciamo, non è proprio al massimo degli HP, oppure non è un difensore fisico perché lo abbiamo scoperto precedentemente, noi possiamo pure danzare e aspettarci un fuoco fauto per poi curarci grazie alla nostra bacca. Oppure magari lo evita se stiamo giocando contro Samir. E una volta fatto questo, con un attacco raddoppiato possiamo sparargli un bel Knock Off in faccia al Rotom e fargli parecchi parecchi danni. Quindi avere quel tantino di velocità per ospitare un Rotom e agevolarci la situazione in questi casi può essere davvero molto molto utile. Infatti con 140 Hz in velocità possiamo ospitare di uno un Rotom Wash, diciamo medio, con 4 EV in velocità, perché spesso qualcuno lo fa questo giochetto di mettere 4 EV a Rotom per ospitare gli altri Rotom, cioè è una cosa che si può fare, insomma, quindi per sicurezza ho preferito fare questo Hz Spread. Per quanto riguarda il resto, ho deciso di farlo bulky e mettendo 100 in HP perché è la cosa, diciamo, un po' più bassa. 4 in difesa per far scattare il punto perché vedete, se lo togliamo basta semplicemente togliergli 4 e abbiamo 120. Così, 121 e stanno a posto. E invece il resto ho deciso di metterlo in difesa speciale perché è un po' bassina. Quindi diciamo che questo è essenzialmente il primo set di Bishop che è davvero un bel picchiaduro, insomma. Per quanto riguarda invece l'altro soldato russo, vediamo che ha una Assault Vest e quindi già che ha questo strumento non possiamo più contare di danza spada. Ma allora come ho deciso di evolvere questo Pokémon?
Benissimo, adesso ve lo spiego subito. Allora, per quanto riguarda l'abilità ovviamente è la stessa, e l'unica mossa che ho sostituito è Pursuit, ovvero Inseguimento. Voi direte perché Inseguimento? Perché questo set è pensato soprattutto per quei Pokémon tipo Espeon, Gengar e soprattutto Latios e Latias, che sono usatissimi nella tier Overused. Quindi grazie alla Assault Vest potremmo anche rischiare di entrare sopra un Latios che magari ci usa Psichico o Psycho Shock, che non ci fa nulla, e poi se ci usa Dracobolide non è che ci fa tutti questi danni, grazie appunto al nostro typing e allo nostro strumento che riduce ancora di meno i danni. Quindi ho pensato di usare quasi completamente gli HP di Bishop per farlo più bulky. Aspettate che lo rimetto al 50, perché almeno possiamo vedere le statistiche effettive del Pokémon, che arriva a un bel 170, che non è per niente male. Poi per il resto ho deciso di fare l'evsamento pochissimo in difesa e pochissimo in special defense, perché almeno scatta appunto il punto statistico. Appunto il punto statistico. Vabbè. Ogni intento ci sta. E poi il resto ho messo anche in speed per auspidare magari gli altri Bishop, anche se non gli facciamo niente, ma pure gli Skarmory che possono dar fastidio, insomma. Quindi ho preferito sempre dare quel poco in velocità per auspidare gli altri 70. Quindi in conclusione diciamo che questo Bishop è per trappare quei 4 Pokémon che vi ho detto, ma pure per esempio un Godetiel, che è un Pokémon sottovalutato, ma che è davvero molto stronzo. Infatti di solito si usa con la Specs, e che se ci uccide un Pokémon potremmo mettere Bishop per revenge killarlo grazie a inseguimento, soprattutto se sta bloccato su Psycho Shock, perché almeno lì siamo sicuri. Bene, spero che questi due moveset dunque vi piacciono, io come l'altra volta li metterò in descrizione, e spero che vi possano tornare utili anche a voi nelle lotte. Anche se da realizzare su 3DS questi Pokémon sono un po' tosti, perché dispongono di tutor come Knock Off e di Egg Moves come Pursuit, insomma non è una grandissima cosa, è un po' difficile da averli, ma per adesso vi consiglio di provarli su Shutdown e poi fatemi sapere cosa ne pensate. Detto questo, dal vostro Alex è tutto, vi salutano anche Gliscor e Latios, che non so cosa stiano a fare qui, non lo so, vabbè. Ah, forse per vedere Dracomidor quanto gli faceva, vabbè, poco importa. Se vi è piaciuto il video e non siete ancora iscritti, vi consiglio di farlo per altri. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa serie e ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti da Alex. Ciao.